Ti sei mai chiesto che cosa succede subito prima di una recessione? In questo video vi mostrerò proprio questo, con lo scopo di capire se dobbiamo aspettarci un imminente crash finanziario oppure possiamo stare tranquilli. Vedremo come le crisi più forti sono causate da periodi di falso benessere che finiscono per schiantarsi inesorabilmente sulla realtà. Per riuscire a prevedere quel che accadrà, è quindi importante rivedere la situazione che ha portato alle ultime recessioni, perché in questo modo riusciremo a capire similitudini e differenze rispetto alla situazione di oggi. Per quanto l'economia sia estremamente complessa e sia influenzata da moltissimi fattori che possono radicalmente stravolgere l'esito degli eventi, resta comunque possibile trovare dei cicli ben definiti che ci permettono di schiarirci le idee sul prossimo futuro. Non è un caso che ci siano delle crisi economiche in successione l'una con l'altra e con intervalli di tempo più o meno regolari. Se guardiamo alla grande crisi finanziaria del 2008, possiamo identificare dei chiari fattori che portarono allo scoppio della crisi. Le radici di questa crisi si trovano a inizio anni 2000. Gli anni 2000 iniziarono con lo scoppio della dot-com bubble, la bolla dei titoli tecnologici legata allo sviluppo di internet. E circa un anno più tardi, l'attacco alle Torri Gemelle non ha fatto altro che peggiorare questa situazione. La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, decide di intervenire per stimolare l'economia che si trova in difficoltà e taglia drasticamente i tassi di interesse. Questo, associato al massiccio programma di deregolamentazione che è culminato proprio in quegli anni, rese molto più facile accedere a finanziamenti sia per le attività commerciali che per i cittadini. Tutti questi stimoli permisero all'economia di recuperare con forza e quando l'economia dimostra di essere forte, le banche centrali alzano nuovamente i tassi di interesse per evitare il surriscaldamento dell'economia che potrebbe causare un'inflazione fuori controllo. E questo è proprio quello che fecero tra il 2004 e il 2007. Tuttavia il facile accesso al credito e la deregolamentazione del settore finanziario di questi anni gonfiarono una grande bolla immobiliare. Il livello di debito complessivo raggiunse livelli record. Letteralmente chiunque poteva accendere un mutuo. Emblematica la scena del film La Grande Scommessa, in cui Mark Baum realizza l'assurdità della situazione mentre si trova in un locale per adulti e la stripper gli confida di avere non uno, non due, bensì cinque mutui. Stiamo parlando di due mutui su una casa, mi pare. Veramente io ho cinque ville e un appartamento. Sì, c'è una bolla. Una situazione di questo tipo rimane molto fragile e i tassi di interesse che furono alzati dalla Fed per evitare il surriscaldamento dell'economia furono forse alzati un po' troppo e per un po' troppo tempo in relazione al livello di indebitamento del sistema. Furono l'ago che fece scoppiare la bolla immobiliare inesorabilmente nel 2007. Con famiglie e imprese che non riuscivano a ripagare mutui, anche il settore bancario che quei mutui li aveva emessi si trovò in grave difficoltà. Come sappiamo, questa crisi fu talmente forte che si espanse a livello globale, dove l'andazzo era comunque simile. Anche in Europa i bassi tassi di interesse gonfiarono una bolla che scoppiò in quegli anni. Vennero colpiti con particolare violenza Portogallo, Spagna, Irlanda, Grecia, Cipro e anche l'Italia. Come già fatto agli inizi degli anni 2000, la Fed interviene massicciamente per sostenere l'economia. I tassi di interesse furono nuovamente tagliati ai minimi storici e si avviarono i più grandi interventi di quantitative easing mai visti prima. Questi grandi stimoli aiutarono significativamente il settore bancario e molte di quelle società considerate too big to fail. Passano gli anni e lentamente l'economia riesce a riprendersi. Di conseguenza, tra il 2015 e il 2018, la Fed alza nuovamente i tassi, essendo in questo momento l'economia forte e sana. Ma anche questa volta non passa molto tempo prima che qualcosa comincia nuovamente a scricchiolare. Ci sono forti tensioni internazionali, specie con la Cina, e l'economia mostra segni di rallentamento. La Fed decide quindi di intervenire cominciando ad abbassare i tassi di interesse. E a questo punto siamo nel 2020. Cominciano i lockdown su scala globale. Tutti chiusi in casa. Se vai in spiaggia ti inseguono con l'elicottero. Imprese chiuse. Non più di due persone assieme in macchina e vabbè, il resto poi ce lo ricordiamo. Ci sarebbe dovuto essere un ecatombe economico. Eppure i risparmi dei cittadini aumentano. Ma se le aziende sono chiuse, le navi non possono nemmeno attraccare. Com'è possibile? Beh, grazie agli stimoli di banca centrale e ai governi, che hanno in questa volta lavorato in modo estremamente coordinato, l'economia, per quanto in difficoltà, riesce a reggere. Poi riprende, accelera, fino a che sembra già fin troppo forte. L'inflazione sembra diventare fuori controllo e le banche centrali sono obbligate a intervenire. I tassi di interesse sono infatti stati alzati con una rapidità record. Avete fatto caso ai cicli degli ultimi 24 anni? Le cause di una crisi si trovano spesso proprio nella risoluzione della crisi precedente. I bassi tassi di interesse e gli stimoli economici per facilitare la ripresa dopo una crisi drogano l'economia salvando chiunque, sia le aziende buone sia quelle non. La conseguenza è che questi stimoli tengono in vita delle aziende zombie. In questa fase chiunque sembra di colpo diventato un genio e grandi imprenditori spuntano come funghi. Ma non appena gli stimoli diminuiscono e i tassi vengono alzati nuovamente, ecco riaffiorare i postumi causati dalla droga. Le aziende poco solide, che erano in vita solamente grazie agli stimoli, cominciano a fallire tutti assieme e mettono in difficoltà l'economia nel suo complesso. A questo punto il ciclo si ripete. Il problema è che questi stimoli economici generano dei cattivi investimenti e le risorse non vengono allocate in modo efficiente, mettendo così le basi per lo sviluppo della crisi successiva.
Certamente vi state già facendo un'idea, ma ora voglio entrare più nel dettaglio per vedere se ci troviamo effettivamente in questa fase di falso benessere e se ci sono segni di cattivi investimenti e risorse allocate in modo inefficiente. Questo ci permetterà di capire meglio che cosa poterci aspettare dal futuro. Tipici segnali di cattivi investimenti sono l'eccesso di offerta, oppure situazioni di prezzi alti che sembrano poter crollare da un momento all'altro. Insomma, delle potenziali bolle. Eccone qui alcuni casi. In questo momento, specialmente negli Stati Uniti, c'è un eccessivo accumulo di veicoli elettrici che vengono venduti con maggiori difficoltà rispetto alle auto tradizionali. E questo nonostante forti incentivi statali. Se un concessionario ha generalmente uno stock di auto che gli permette di coprire 54 giorni di vendite, questo numero per le auto elettriche è quasi il doppio, 92 giorni. E abbiamo visto come i prezzi sono stati tagliati per far sì che qualcuno compri queste auto. Questo è un chiaro caso di eccesso di offerta causato da una cattiva allocazione di risorse. I soldi facili, grazie ai bassi tassi di interesse e ai vari stimoli, generano proprio situazioni di questo tipo. Ma se guardiamo al settore immobiliare, notiamo un altro segnale. Il mercato immobiliare negli Stati Uniti si trova ai suoi massimi di sempre. Questo nonostante le domande per ottenere mutui siano ai minimi da 30 anni. Una situazione paradossale. Questo è causato dal fatto che ci sono molte persone che hanno acquistato casa quando i mutui avevano dei tassi di interesse molto più bassi di quelli attuali. Tutte quelle persone che vogliono vendere casa, per esempio per prenderne una più grande, o banalmente in un altro posto, dovrebbero chiudere un mutuo che hanno aperto qualche anno prima e che pagano il 3 o 4% di interessi, per aprirne uno nuovo con tassi al di sopra del 7%. È evidente che tutte queste persone sono bloccate con il loro mutuo con un basso tasso di interesse e quindi non mettono in vendita la propria casa, facendo contrarre l'offerta di immobili sul mercato. Di conseguenza ci troviamo in una situazione in cui la domanda di immobili è bassa a causa degli alti tassi di interesse, ma anche l'offerta di immobili sul mercato è molto bassa. Questo, assieme all'aumento degli affitti, spiega perché i prezzi degli immobili stanno per ora reggendo. Questo è un chiaro esempio di prezzi alti che sembrano poter crollare da un momento all'altro. Non è detto che accada, ma è certamente un mercato che sta passando da un periodo di debolezza e di fragilità. Se poi guardiamo alle insolvenze sulle carte di credito negli Stati Uniti, possiamo vedere come la situazione sta rapidamente peggiorando. Certamente non è ancora a livelli preoccupanti, ma quello che dobbiamo guardare qui è la direzione e la rapidità del cambiamento. Dobbiamo considerare che i tassi di interesse sulle carte di credito hanno appena toccato i massimi livelli e quindi questo trend è appena iniziato. Anche il costo opportunità di investire nel mercato azionario è sempre maggiore. Capite bene che un investitore deve scegliere se investire in azionario, con un rendimento storico medio del 7% e tutti i rischi del caso, oppure in titoli di Stato che rendono sempre di più e hanno toccato il 5%, con garanzia dello Stato alla scadenza. La conseguenza di questo è che il rischio al premio aggiuntivo dell'investire in azioni rispetto ai titoli di Stato è ai minimi dal 2009. E anche se è vero che il mercato azionario americano sale sempre dal 1870, è altrettanto vero che ci sono stati svariati casi dove i mercati azionari hanno avuto performance negative o pari a zero per periodi di tempo di 10 o addirittura 20 anni. E questo per la vita media di un investitore è qualcosa di insostenibile. Per esempio il Giappone dopo 30 anni non ha ancora raggiunto i livelli precedenti. Neanche per l'azionario italiano non è che sia andata tanto meglio. Ma quindi che cosa succederà? È così scontato che ci sarà una crisi? E se sì, quando? Beh, proviamo a crearci delle aspettative sulla base delle informazioni che abbiamo a nostra disposizione. Veniamo da una crisi, il 2020, a cui hanno seguito degli stimoli nel 2021 e nel 2022. Questi hanno provocato un falso benessere, di conseguenza i tassi sono ora stati alzati e sembra che ci siano vari segnali che ci fanno pensare che siamo vicini ad un crollo. Powell ha sintetizzato la situazione così. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. And the full effects of our tightening have yet to be felt. In pratica sono consapevoli della pressione al ribasso sull'economia ed ora stanno attentamente monitorando l'evolversi della situazione. Ad oggi pare che anche durante la prossima riunione non verranno modificati i tassi di interesse della Fed. Da questo grafico possiamo vedere proprio quello a cui faceva riferimento Powell. Notate come dalla fine degli aumenti dei tassi di interesse ci vuole poi sempre qualche mese prima che si verifichi una recessione. C'è infatti un certo ritardo tra l'aumento dei tassi di interesse e gli effetti che questi hanno sull'economia. Non conta infatti solamente quanto sono alti i tassi di interesse, ma anche per quanto tempo restano alti. Dall'altro lato però il PIL americano sta crescendo e la disoccupazione è ai minimi storici. Il livello di debito delle famiglie è sensibilmente inferiore rispetto a quello del 2008. La situazione è quindi molto incerta e ci sono segnali contrastanti. La domanda che sorge spontanea è per quanto tempo può durare questa situazione? Per quanto un'economia può reggere in queste condizioni? Se il mercato azionario sembra in forma con un più 19% da inizio anno, non dobbiamo dimenticare che queste performance sono esclusivamente spinte dal settore tecnologico, con 7 grosse società che attraggono capitali
prevalentemente per l'intelligenza artificiale. Se guardiamo l'S&P 500 Equal Weight, quindi lo stesso indice, ma assegnando lo stesso peso a tutte le 500 azioni che lo compongono, vediamo quanto le performance generali del mercato siano estremamente più modeste. Una sostanziale stagnazione. C'è chi dice che quella dell'intelligenza artificiale può essere una bolla come quella di internet a fine anni 90 e dovremmo quindi aspettarci una forte correzione. Per via di questi dati fortemente in contrasto, i prossimi anni saranno molto incerti. E credo che la ragione di molte di queste incongruenze si possano ritrovare in questo semplice grafico. Finché i risparmi in eccesso che sono stati accumulati tra il 2020 e il 2021 rimangono alti, questi svolgeranno il ruolo di grande ammortizzatore economico di tutti quegli aspetti negativi di cui abbiamo parlato. Sembra quindi che sia solo questione di tempo prima che gli alti tassi di interesse facciano scoppiare una crisi economica o provochino un forte rallentamento. A meno che questa volta le banche centrali interverranno in anticipo prevenendo il disastro. In questo video ho provato a identificare quando la Fed e la BCE taglieranno i tassi di interesse, analizzando i principali fattori in gioco. Se questo video ti è piaciuto, faccelo sapere lasciandoci un like e iscrivendoti al canale. Ciao e ci vediamo al prossimo video.